Come ogni anno, la fine del mese di dicembre è il periodo dell'acquisto ed utilizzo più frequente dei fuochi d'artificio e, come sempre, la cronaca riporta incidenti anche mortali e sequestri ingenti di botti illegali in varie parti d'Italia. Anche quest'anno il campionario dei fuochi d'artificio è assortito, ma anche estremamente pericoloso, specie di quelli proibiti. La new entry è quota 100, come la misura della pensione anticipata varata dal governo. Nuovo nome per adeguarsi all'attualità e con un potenziale distruttivo sempre più grande, visto che può contenere fino a 800 grammi di miscuglio esplosivo. Questo è il nuovo botto, ovviamente illegale, che si sta diffondendo sul mercato parallelo dei fuochi d'artificio per Capodanno, che altro non è che la riproposizione dei consueti e pericolosissimi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l'attualità del momento. Intanto il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, emanerà in giornata un'ordinanza che vieterà i botti a Ragusa. Anche Modica si accoda all'ordinanza. La battaglia potrà essere vinta se si riuscirà a far comprendere, soprattutto ai giovani, che il problema è essenzialmente culturale. In questi casi, quasi sempre gli incidenti sono dovuti a disattenzione, non a fatalità. Non esistono fuochi d'artificio sicuri, anche se ne è permessa la vendita. Perfino le stelline che i bambini usano con disinvoltura bruciano a 300 gradi e perciò sono potenzialmente in grado di provocare e fare incendiare i vestiti. Al momento dell'accensione, mai avvicinare viso e occhi alla miccia. Se non se ne può fare a meno, i bambini non vanno lasciati soli a usare fuochi d'artificio. Fate attenzione agli adolescenti fra i 10 e i 14 anni di età, che sono i più a rischio di incidenti. Un'ulteriore raccomandazione è quella di non lasciare soli gli animali. Il fragore dei petardi, fuochi d'artificio e botti scatena negli animali una naturale reazione di spavento che li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così a rischio di smarrimento o investimento. Evitare di lasciarli all'aperto, la paura fa compiere loro gesti imprevedibili. Il primo di tutti è la fuga. Non tenerli legati alla catena perché potrebbero anche strangolarsi. Qui di seguito vi riportiamo un video realizzato dalla Questura di Milano. I fuochi d'artificio sono sinonimo di festa, ma dobbiamo usarli correttamente. Non usare quelli vietati. Quelli consentiti devono riportare il marchio CE e le istruzioni di sicurezza. Appena accendi, allontanati immediatamente. Se non si accende o non esplode, non riprovarci e soprattutto non toccare quelli che trovi per strada. Non indirizzarli verso cose, persone, animali. Anzi, ricorda che i nostri amici animali, i ponti, non piacciono. Buon Capodanno e festeggi in sicurezza. Tanti auguri dalla Polizia di Stato.